Viviamo un'epoca sfigata, nessuno lo può negare. Siamo passati da Bugo e Morgan a una pandemia globale, tutto senza grossi sforzi. Sono bastati pochi giorni, ce ne staremo sempre felici come la Pasqua del 2020. E pensare che come ogni anno avevo ottimi propositi, dai, mi son messo pure a dieta e poi il mio disco era in uscita. Invece adesso guarda qua, passo giornate su WhatsApp in cui mi scambio con gli amici i soliti messaggi infelici. E tu che farai stasera? Ma cosa vuoi che faccia? Siamo in quarantena. Starò sopra il divano a deprimermi un po', guardando tutti i video scemi sopra TikTok. E beh, uscirai stasera, ma dove vuoi che vada? Siamo in quarantena. Me ne starò seduto ancora per un po', pensando che poi per i video forse è meglio you po. Oh oh. Vi dico le cose che ho fatto come se fosse interessante, tanto è importante il ritornello, cantate quello. Mi son tagliato i capelli, sto comunque lavorando, abbonamento a Disney fatto, il cazzo pure quello è rotto. Autocertificazioni cambiate ogni due giorni, De Luca ed il suo Bunny tra i preferiti. E invece adesso eccomi qua a commentare su Instagram le storie fatte dagli amici, i soliti sondaggi infelici. E tu che farai stasera? Ma cosa vuoi che faccia? Siamo in quarantena. Starò sopra il divano a deprimermi un po', guardando tutti i video scemi sopra TikTok. E beh, uscirai stasera, ma dove vuoi che vada? Siamo in quarantena. Me ne starò seduto ancora per un po', pensando che poi per i video forse è meglio you po. Oh oh. Forse è meglio you po. Sarai con me.